Bene, eccoci tornati in trasmissione. Quindi dicevamo Tu al Mezzo. Allora, mandiamo in onda l'intervista su Tu al Mezzo, però prima ancora vorrei che la regia, anzi dopo, prima mandiamo in onda l'intervista fatta a Tu al Mezzo. Concentratevi sulla figura del nuovo direttore della casa di riposo di Tu al Mezzo. Presidente Marzona, come mai un direttore in prorogatio? Perché il mandato del direttore è scaduto con la decadenza del vecchio consiglio di amministrazione, quindi abbiamo dovuto noi come nuovo consiglio insediato instaurare tutto l'iter per la nomina del nuovo direttore. Questo richiedeva dei tempi tecnici, per cui abbiamo chiesto alla futura ASP di Cividale, dove il direttore andrà a lavorare, di fatto una convenzione per poter chiedere di poter avere la professionalità ancora del dottor Caporale fino al termine di tutto l'iter, che sarà ormai alla fine di settembre, perché con il 1° di ottobre ci sarà il nuovo direttore. E il nuovo direttore chi è? La dottoressa E la dottoressa Fagionato. Fagionato, che è una funzionaria regionale. Regionale, sempre Ecco, nell'ambito della sanità. come mai una funzionaria regionale che fino per 20 anni ha gestito appunto le case di riposo si mette dall'altra parte? Lo chiedo a entrambi, anche a Caporale se vuole, visto che io sono suo collega. Buonasera. Buonasera. Dal colloquio che abbiamo L'ha fatto stupita un po' la mi cosa, no? ha stupito, però mi fa anche piacere, nel senso che la dottoressa Fagionato si è messa in gioco perché ha voluto vedere veramente, almeno quanto ci ha riferito, di come funzionano veramente le cose dall'altra parte, nel senso che lei è stata la fautrice, l'autrice di della riclassificazione delle case di riposo, di una norma importante emanata a livello regionale che riguarderà tutte le case di riposo, sta riguardando tutte quante le strutture, e in ogni caso l'ha sempre vissuta in qualche maniera dalla parte di coloro che fanno le norme. In questo modo invece potrà vederla veramente da parte di coloro che devono gestire le strutture. Quindi è un piacere, secondo me, che una persona si possa mettere in gioco da questo punto di vista. Presidente, quanti sono i posti letto a Tu al Mezzo? Noi abbiamo 166 posti letto, 150 per non autosufficienti e 16 per autosufficienti. E i servizi sono appaltati all'esterno oppure sono in house? Parzialmente appaltati e parzialmente in house. Quello appaltato, chiedo a Caporale che come direttore forse ha più memoria storica, quello appaltato a chi è appaltato? In questo momento i servizi sono così gestiti, due nuclei vengono gestiti direttamente dal punto di vista assistenziale dal nostro personale, quindi dipendente dell'ASP, e i restanti nuclei assistenziali vengono gestiti da un'ATI, un'associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di una gara pubblica composta dalla CODES FVG, dalla IDAS Itaca e dalla IDAS Service. Il service che è presente anche alla Quiete, vedevamo quando abbiamo fatto l'intervista il personale del service alla Quiete. Questo non lo so, mi coglio impreparato. La gara è stata bandita, una gara aperta, è stata bandita nel 2014, e in questo momento qua stanno svolgendo servizi di pulizia all'interno della struttura, senza nessunissimo problema, però non saprei su altri appalti in questo momento, per la gestione dei servizi di pulizia. Lei quanto percepisce come direttore? Io percepisco 80.000 euro lordi, comprensivi di 7.000 euro di premio di produttività. E lei come presidente? Il compenso mensile lordo è 1.440 I direttori prendono una bella cifra nelle ASP, Caporale. È vero, cioè, lo posso dire con certezza perché ormai abbiamo intervistato molte case di riposo. Se è così, è un merito, buon per voi. Era una constatazione, non è una critica. Assolutamente, la prendo come una constatazione, anche perché il direttore di un'ASP, di una casa di riposo, soprattutto con grandi numeri, ha grandissime responsabilità. Deve avere una preparazione dal punto di vista giuridico per quanto riguarda la gestione di tutta quanta la parte amministrativa, deve avere una conoscenza anche dal punto di vista socio-assistenziale, quindi deve conoscere tutto quello che è il funzionamento di una casa di riposo, dalla cucina alle Quei pulizie al requisiti a servizio. norma di legge per ricoprire l'incarico di direttore di un'ASP pubblica quali sono? I requisiti sono previsti dalla legge 19 del 2003 e prevedono un'esperienza pregressa in ambito socioassistenziale. E
la laurea in una laurea. Quindi essere laureati e aver già fatto... Aver avuto un'esperienza in ambito socioassistenziale. Quindi un'altra in strutture sanitarie? O in strutture sanitarie, esatto. Ho capito. E ci saranno mai ospiti extracomunitari in una casa di riposo? Può essere, assolutamente. Ma al momento non abbiamo mai trovato, girando per le case di riposo, degli extracomunitari non autosufficienti in nessuna delle case di riposo. Come mai? Al momento non lo so, noi abbiamo avuto una richiesta per un ingresso, poi non è andata a buon fine perché una signora extracomunitaria aveva problemi appunto importanti sanitari e quindi è rimasta in RSA, non è mai stata poi trasferita in struttura in casa per anziani. In ogni caso però potrebbe benissimo succedere che un extracomunitario assolutamente faccia richiesta di ingresso in casa di riposo. Secondo lei, Presidente, il mondo delle case di riposo è un business? Visto che ci sono anche diversi privati che si affacciano. Visto che? Ci sono anche diversi privati, Sereno Orizzonti, Zaffiro. Io posso parlare per quello che ho visto in questi primi mesi all'ASP, Scrosoppia, Tolmezzo. Non penso, anzi posso dirlo con certezza, che almeno nel pubblico non è un business, nel senso che la cosa alla quale si punta è il benessere dell'ospite e non al business. Voi siete lavorate con i medici dell'ambito, non avete medici assunti, no, nell'ASP? Lei tocca un tasto veramente importante, le nostre strutture al di fuori della Quiete, al di fuori della Trieste. Della casa di riposo di Tarcento, almeno per quanto riguarda la provincia di Udine, hanno tutti quanti il medico di medicina generale, quindi in ogni caso non c'è un medico di struttura. E perché non c'è questo medico di struttura? Perché non lo assumete? Questa è una richiesta che tutte le strutture hanno fatto, anche a livello regionale. La regione sta lavorando su questo, però ancora non ci ha dato una risposta. Sarebbe molto importante avere un medico di medicina generale. In questo momento non c'è permesso per un cavillo prettamente diciamo sindacale dei medici di medicina generale. Sarebbe importante averlo perché abbiamo visto che le strutture che hanno il medico interno hanno molti meno ricoveri sanitari, quindi in strutture ospedaliere rispetto a quelle che sono i ricoveri. Perché hanno chi li controlla ovviamente durante tutto il periodo. E senta, le do la possibilità di vendicarsi con il privato, visto che lei è nel pubblico. Noi abbiamo intervistato i principali gruppi delle case di riposo private e ci hanno detto che, in particolar modo Ritossa, con tutto il rispetto per i direttori delle ASP, mai pagherebbe, infatti non ce l'ha, come non ce l'ha Blasoni nella Sereno Orizzonti, mai pagherebbe un direttore le cifre che paga il pubblico. Quindi lui dice 80, 90, 100 mila euro, non li pagherebbe mai, non perché non li valgono, ma dice è una cifra esagerata. Le do la possibilità di vendicarsi in che senso? Secondo lei, perché loro non vogliono avere un direttore? Cioè, cos'è che potrebbe infastidire nell'avere un direttore in una casa privata? Una maggiore responsabilità, appunto? Avere un direttore nella casa privata significa dare un indirizzo alla casa per anziani. Quindi significa che nel momento in cui ci sono dei livelli di assistenza da assicurare, questi devono essere assicurati. Posso assicurare che nelle ASP i livelli di assistenza sono elevati, stiamo parlando ad esempio per l'ASP di Tolmezzo di circa 120 minuti per ospite, solo di pura assistenza. Qual è il costo, Presidente, di un pasto quotidiano? O direttore, siamo uguale. Siamo sugli 8-9 euro. 8-9 euro fa pranzo e cena. Esatto. Quindi quello che abbiamo sollevato, cioè 8-9 euro vuol dire che veramente mangiano pane e acqua? Assolutamente no. Le posso assicurare che questo non succede. Non dico da voi, dico no. Nelle ASP in generale. Presumo che nessun ASP questo accada. Ma come si fa a stare con 8 euro a fare un pranzo e una cena, a coprire pranzo e cena? Beh, innanzitutto il pasto viene preparato per il numero dei posti letto, quindi noi per in questo 140. momento
Esatto, per 160 ospiti. Le derrate le posso assicurare che sono derrate che vengono controllate. Noi abbiamo un appalto esterno per la produzione del pasto, ma anche in altre strutture dove si gestisce direttamente il pasto, il costo è di questa portata. Il menù è vario, c'è sempre la frutta fresca, c'è sempre la verdura, ci sono sempre un po' quelli che sono quei pasti che ricordano un po' all'ospite qual è la sua tipologia alimentare, quindi mi viene in mente il frico e la polenta con cadenza naturalmente non settimanale, però viene proposto nei La nostri bistecca menu. ogni tanto c'è. La bistecca c'è, la carne c'è, non è così facile per i nostri ospiti la masticazione, quindi assolutamente ci sono dei pasti che devono essere in qualche maniera tritati e frullati perché la deglutizione dei nostri ospiti è Se sempre uno più mastica bene può difficoltosa. mangiare una bistecca o deve Assolutamente sì, adattarsi agli assolutamente. altri? Comunque guarda che la bistecca viene offerta non alla griglia, ma al forno, però viene offerta. Presidente, una domanda conclusiva. Quali sono le responsabilità maggiori che lei non vorrebbe mai dover affrontare? Cioè, vuol dire, nelle case di riposo si parla, il 30% delle case di riposo dicono i NAS non sono in regola, no? Ci sono stati numerosi episodi, ad esempio, di violenza, Violenza. di anziani maltrattati. Ecco, su che tema lei è più sensibile? Cioè, ha più paura, non Sì. perché Ecco, accada, però vuol dire, ovviamente, tutto può accadere, no? se volessi fare una classifica di cosa vorrei che non succedesse mai, la prima cosa sicuramente sono dei comportamenti scorretti, non voglio nemmeno dire violenti, però scorretti nei confronti dei nostri ospiti. Cioè, anziani e bambini nella nostra società sono le persone più vulnerabili, sono quelle che hanno più bisogno di essere difese ed è giusto fare delle inchieste come state facendo voi per verificare che questo nemmeno lontanamente debba succedere. Questo prima di tutto, la salvaguardia, la cura e l'attenzione ai nostri ospiti. Poi al secondo posto, logicamente, dei controlli NAS in testa che verificassero che l'alimentazione, così come la cura dei nostri ospiti no, non andasse bene, cioè se davvero c'è qualcosa che non va, ma in questo il direttore e io ci siamo confrontati più volte, ho avuto anch'io personalmente occasione di vedere nella mensa, non sono un tecnico, però ho visto cosa c'è e mi sento di dire che per questo fortunatamente ad oggi non ho nessunissimo problema e sono tranquillissimo. Tocchiamo ferro e mi auguro che questo non succeda, ma non solo da noi, da nessuna parte, né in Friuli né in Italia, insomma. Dottore Impagnatiello, poi Menosso Grizzo. Fagionato. Fagionato è la nuova direttrice della ASP di Tolmezzo, funzionaria regionale, considerata in termini positivi, ovviamente, la mamma santissima delle case di riposo, tant'è che dicono che ha sempre gestito legittimamente e perfettamente tutto quanto lei, compreso la riclassificazione delle nuove strutture appunto inerenti le case di riposo. Attualmente, io prego la regia, intanto se ci manda la pagina della regione in cui si vede ecco, vediamo Annalisa Fagionato. Direzione centrale, posizione organizzativa, presidio per quanto riguarda appunto sistema residenziale, semiresidenziali per anziani, no? Attualmente è ancora in carica in regione, però ha vinto da un mese e più il concorso, quindi è direttrice di fatto dell'ASP di Tolmezzo. È normale, Pagnatiello? Sì. Beh, Cioè arbitro e giocatore? ma si spoglia del vestito Ma di. adesso lei è nuda o vestita, scusi là, eh? Ma è temporaneo, È giusto? temporaneamente Sì. nuda o temporaneamente vestita? Da Cioè, quello che lei. so io, il 1 ottobre dovrebbe confluire all'ASP di Tolmezzo al 100% del Certo, proprio mandato. però lei che attualmente è ancora funzionario in Sì. regione, Sì. quindi ancora controlla le ASP. Non è che la regione controlli al 100% le Diciamo, se un ASP. lavoro lo fa, e mi auguro di sì, quel lavoro lo fa adesso. Sì. Sì. Se
Secondo lei Menosso è normale? Continuerà a fare questo lavoro finché scade il rapporto di lavoro con la Regione. Sì. Dopodiché dal 1 ottobre, se così è, prende servizio dall'altra parte e quindi passa in un altro ruolo. Finora l'importante è che la dottoressa Fagionato ha sempre lavorato estremamente con correttezza, bene, è stato un valido aiuto, credo, per chiunque abbia avuto necessità di rapportarsi per le case di riposo con lei. Se a questo punto ha deciso di cambiare il suo lavoro, di confrontarsi non solo come legislatore ma anche come esecutore di quelle che sono le leggi sue, che lei era abituata. Fatte da lei? No, fatte da lei no, ma sicuramente... Se come legislatore? Sì. Legislatore non lei, tecnico sarà stata e avrà dato gli input al legislatore per fare in maniera corretta delle leggi che si possano applicare sul territorio, ma perché come... molto spesso... Come, è un problema è quello, no? Che la legge poi non si come riesce. Come approda la dottoressa Fagionato alla direzione dell'ASP di Tolmezzo? Avrà fatto una scelta di vita, avrà deciso... No, la scelta di vita, d'accordo, ma vuol dire ha fatto un concorso, ha fatto qualcosa? Ha fatto una selezione, come ha detto il adesso Presidente. Va in aspettativa. Ha fatto una selezione, la selezione in cosa consiste? Non c'è un punteggio. La selezione vuol dire che praticamente è stata ritenuta la persona idonea. Viene ritenuta la persona più adatta. Titolo di riconoscimento. C'è una società ti piace vincere facile, se la ricorda Grizzo. Ecco, in qualche modo voglio dire, no? Siamo su Dinesi TV, è come vuol dire se un arbitro di Serie A venisse ritenuto la persona più adatta a giocare in 5 minuti. Potrebbe essere anche un modello di crescita, cioè credo che una che è abituata a fornire al legislatore una serie di strumenti, poi provarli vuol dire tutta un'altra cosa, e quindi provarli potrebbe essere un fatto di crescita, secondo me. Possiamo dire che comunque c'è un bel balzo di stipendio in Pagnatello. Ah, non so cosa prendesse prima. Beh, un funzionario della regione non arriva a 90.000 euro. Ma non so cosa prenderà. 90.000, a parte questo, credo che sia una perdita importante per la regione, in quanto la dottoressa Fagionata stava seguendo tutta la riclassificazione delle case di riposo, che è un passaggio importantissimo e che tutti stavamo aspettando, proprio perché le case di riposo hanno bisogno di essere inquadrate e di sapere... Cosa vuol dire questa norma di questa riclassificazione? No? Cos'è? Chi me lo vuole spiegare? Pagnatello, forse lei è per lo più tecnico. Ma le strutture residenziali erano normate con vecchio regolamento del 90. Da lì ne è passata una storia. Gli anziani... Dove si diceva che potevano essere, in base all'assistenza, strutture polifunzionali, potevano strutture essere protette. Casa albergo, strutture protette, utenza diversificata. Dopo, con l'avvento del privato, sono state normate le strutture, le polifunzionali per i privati, che hanno dei parametri leggermente differenti dalle strutture pubbliche sostanzialmente. Sì. Col cambiamento della tipologia di utenza si è ritenuto necessario modificare anche la norma per garantire un'assistenza più adeguata ai bisogni. Un esempio... Quindi, alla tisana cosa cambia? Nulla. Per un semplice motivo. Ah, scusi, a Pordenone cosa cambia? Niente, perché nulla. Lo standard perché dovrebbe sono essere belle questo. Queste no. Leggi, no, no, voglio dire, perché a Pradamano cosa cambia? No, allora a Pradamano cosa cambia? Una cosa è quello che cambia nel servizio che diamo, perché ci siamo, credo, un po' tutti organizzati per nucleo. La domanda. No, deve cambiare il rapporto fra la struttura e le convenzioni che vengono fatte con le aziende sanitarie in base al tipo di servizio che deve essere erogato. L'assistenza sanitaria varia, ogni nucleo ha degli ospiti che hanno determinati bisogni di tipo sanitario, che non sono per tutti uguali, no? C'è l'ospite che ha bisogno di poca assistenza e si arriva fino all'ospite allettato che ha bisogno di tantissimo. Menosso, in questa differenza deve essere anche il contributo della regione diversificato. Però posso motivare perché la tisana non cambia? Sì. Un esempio, il regolamento del 90 prevedeva un livello assistenziale minimo di 75 minuti per posto letto, dato dall'assistenza tutelare, cioè gli attuali OS, infermieri, fisioterapisti ed animazione. Che ho visto che l'animazione nei casi di riposo è qualcosa di stravolgente. Beh. Perché la chiamate animazione? Cioè, vuol dire non c'è... Animazione ed educazione sono termini tecnici. No, ma lo dico per dare un contributo dopo che abbiamo visto. Cioè, vuol dire io... L'animazione veramente, le ho girate tutte. Non ho visto l'animazione? In che consiste?
Beh, ci sono delle persone che fanno degli spettacoli, che fanno coinvolgono gli anziani a svolgere un certo tipo di attività. Sì, ma li considerano, è brutto quel termine, io dico, ma li considerano, cioè, lei andrebbe a quegli spettacoli, Grizzo? Sì, ci vado spesso. Non è vero, su, ci vado, come presidente, per prendere, voglio dire, ma però voglio dire, non va per divertirsi. Per capire. No? Cioè, c'è questo concetto che dopo devo dire che, ricoverati là debbono mangiare minestrina e fare la tombolata ogni giorno. Ma no, non sia così drastico queste cose. No, ma io lo faccio perché, voglio dire, credo che sia, c'è tutta una serie di attività. Sono cose fatte in buona fede, ma non è una colpa vostra, è una colpa, dico, credo, di un sistema, questo vuol dire. Ma non è vero che è proprio così, cioè l'animazione, la definizione è questa, e non è il teatrino, la festa dei compleanni una volta al mese, ma è l'attività che viene fatta quotidianamente, che gli ospiti, che può essere anche la fisioterapia fatta in gruppo, la lettura del giornale fatta in gruppo per stimolare l'attenzione degli ospiti, che possono essere stimolati. Ovviamente abbiamo le case di riposo che accolgono persone che sono in difficoltà. Adesso lei prima enfatizzava il fatto della demenza, ma sono persone che hanno delle difficoltà, perché se fossero perfettamente capaci, autonome, rimarrebbero a casa propria. Quindi nel momento in cui ci sono non autosufficienti, in Pagnatello me lo conferma dal punto di vista fisico, non c'è questo è quello. Sì, sì, quindi quelli che hanno problemi fisici, vuol dire, quelli che hanno problemi fisici fanno la partita a carte, leggono il giornale, possono muoversi all'esterno della struttura, c'è anche lo spettacolo, c'è il film, c'è la biblioteca col libro. Quali possono essere altri tipi? C'è l'uscita col pulmino per andare a visitare magari solo un giro al supermercato per prendere qualcosa di personale, oppure la gita in visita a qualcosa di importante, non so, Cividale, piuttosto che mi viene Bordano e quindi la Casa delle Farfalle, perché siamo stati anche là. Cioè, questa è l'attività normale che si svolge per aiutare gli ospiti a sentirsi un po' come a casa loro, no? Invece di aver bisogno del figlio o del familiare per andare in qualche posto, lì si usa la struttura, i mezzi che la struttura mette a disposizione per rendere la giornata dell'ospite diversificata, proprio lo spazio temporale. La interrompo un attimo. Altro punto che balza, sembra abbastanza evidente, è qui va la nostra, il nostro applauso alla Fondazione dei Giudici, poi anche seguendo altre strutture, i malati di Alzheimer. Perché abbiamo visto che mentre nella Fondazione dei Giudici e probabilmente in tante altre case di riposo, ovviamente non abbiamo visto questo per caso, c'è una struttura precisa dove risiedono Nucleo protetto, i malati di Alzheimer, probabilmente anche a Pordenone, non lo so. A Pordenone abbiamo 20 posti. Ecco, alla Quiete questo non accade, ovvero le persone affette da Alzheimer stanno assieme alle altre persone, voglio dire, anche a Codroipo, alla Quiete sì, di sicuro, stanno insieme ad altre, cioè non viene considerata una, diciamo, demenza generale, non c'è una specificità, ecco. Perché non c'è una linea guida regionale in questo? No, ci sono, con l'ultimo regolamento è previsto anche la disciplina del nucleo Alzheimer, come anche centri diurni. Il malato di Alzheimer è come a Pradamano, cioè nucleo protetto, perdono, dove sono solamente loro, allora, oppure come la Quiete dove è assieme agli altri? Il vincolo della struttura, il vincolo logistico, fisico. Non tanto. Però abbiamo visto che dove ci sono queste strutture qua, vuol dire ci sono personale preparato appositamente, ci sono colori della stanza appositi, ci sono attenzione agli specchi ed altro. Ma allora tutti quegli aspetti organizzativi e gestionali vengono sicuramente, in tutte le strutture vengono salvaguardate. Lì dove si può intervenire più agevolmente sui percorsi, sui colori, sulla formazione del personale, viene fatto dappertutto. L'aspetto più complesso è intervenire sulla struttura, perché vuol dire investire con risorse che ultimamente sono sempre più stringenti. La regione, che fino a qualche anno fa finanziava lavori di ristrutturazione, è da un po' di anni dove questo aspetto viene un po' a mancare per altre necessità, per cui il problema più grosso è esclusivamente strutturale. Grizzo, noi abbiamo un bel nucleo Alzheimer, devo dire che
c'è una letteratura per quanto riguarda l'Alzheimer, e noi abbiamo voluto che i nostri ospiti proprio fossero all'avanguardia di questo tipo di letteratura, proprio per capire effettivamente le varie gravità dell'Alzheimer. Abbiamo creato dei circuiti, voi sapete, ad esempio, persone con l'Alzheimer, mia madre faceva 200 km al giorno, camminava continuamente ed era irrefrenabile. Noi abbiamo fatto all'interno della casa di riposo anche dei circuiti per delle persone che non sanno stare ferme e che sono colpite gravemente dall'Alzheimer. Io credo che sia stato un momento significativo anche per consentire alla gente di poter fare, fra virgolette, quello che vuole in maniera libera. Se si sente di girare, vada in giro, e altre cose non si possono fare ormai. Credo. Allora, andiamo brevemente in pausa e ritorniamo poi col terzo blocco con un'intervista a Ritossa, presidente di un importante gruppo di case di riposo private della Zaffiro. Vedete come l'imprenditore privato affronta su certi aspetti l'argomento in maniera differente che dal pubblico, non dico in maniera migliore o peggiore, ma differente. E poi ci soffermeremo su un altro argomento piuttosto interessante. Andiamo brevemente in pubblicità.